Buon sabato ai nostri telespettatori e ai nostri amici di Chef in Cucina, buona estate a tutti voi. Noi vi teniamo compagnia come sempre con delle ricette estive pensate per voi dai nostri chef abruzzesi. Oggi è il turno del nostro Marco Caldora che ci ha tenuto compagnia tutta la settimana. Tutta la settimana, sono contento di avervi tenuto compagnia e di chiudere la settimana. È stato veramente un bel rientro, ti rinnovo i complimenti per quello che hai fatto durante questo periodo e quindi oggi torniamo noi chef, anche se tu ci hai tenuto alta la nostra bandiera. Dai. Io vi ho pensato e vi ho ringraziato ogni volta perché poi ho messo praticamente a frutto i vostri insegnamenti, quindi è quando vero. Ho fatto il pesce ti ho pensato, ho fatto un piatto di pesce pensando a te e pensando anche a Peppino, che telefonicamente, Peppino Tinari, che saluto, del ristorante Villa Maiala, mi ha fatto una consulenza sulla pasta alla chitarra, quindi come doveva essere fatta. Bravo. E poi ho messo a frutto i tuoi insegnamenti per quanto riguarda il resto ed è venuto davvero un buon piatto, quindi grazie. Ho capitalizzato un po' il chef. Visto, quindi vuol dire che ti sei tenuta, hai appreso però, molto. Però io voglio raccontare i vostri piatti. Non vedevo l'ora di tornare a cucinare insieme a voi, mi sono sentita così sola, chef. Tutti quanti un po', però dai, alla fine stavamo a casa e per me personalmente, sai, per noi che a casa non ci stiamo mai, per me stare Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì di Pasqua infatti, a casa è stata, ho goduto, della tua famiglia. Abbiamo goduto della famiglia, abbiamo goduto del terrazzo, pensa che a casa ho il barbecue acceso forse H24, sì, in questo periodo sì, ma era spento, l'avrò acceso da in 10 anni due volte, tre volte, infatti. Cioè, è stata. Beh, noi ecco, no, certamente cerchiamo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno perché quello mezzo vuoto lo conosciamo tutti, sappiamo anche che ci sono stati momenti di grande sofferenza, insomma non è stata, la quarantena non è stata così per tutti perché chiaramente ci sono state persone che hanno dovuto combattere con questa emergenza e momenti difficili, però ecco, noi cerchiamo sempre di portare uno spiraglio di luce nelle vostre vite, nelle vostre giornate, la cucina è questo, la cucina è cibo, è amore. Il cibo è vita, il cibo è convivialità, il cibo è lo stare insieme. È vero. Lo possiamo, cioè, a tante modi di interpretazione. Oggi facciamo un piatto. Infatti, ci siamo persi in chiacchiere. Sì, non sì, ma io vado avanti, perché sennò se vai a presso a te. Quanto ti voglio bene, chef. Facciamo un piatto tutto Abruzzo, oggi facciamo una sogliola della costa, vedi che bella carnosa, bella fresca, poi adesso la sfiletto, ma però non è, ripeto, a casa che non fa niente, anche se non... È la prima volta che mi fai la sogliola, chef, sì, sai? Sì. Non l'abbiamo mai fatta. Infatti oggi c'era sta cassa con queste belle sogliole, allora l'abbiamo... Oh, bravissimo, devi fare quello che la natura ti dà, quello che la stagione ti dà. Quello che il mare decide di offrirti. Oggi facciamo questa soglia, lo facciamo tipo una soglia alla mugnaia, solamente la facciamo con lo zafferano. Con lo zafferano, che bello! Quindi con questo presidio Slow Food, con questo prodotto meraviglioso, noi abbiamo in Abruzzo lo zafferano più buono del mondo, che è lo zafferano dell'Aquila DOP. Insomma, conosciutissimo. Beh, ovunque. Stiamo parlando di una cosa importante. Importantissima. Infatti approfitto per salutare tutti i produttori di zafferano. Questi comuni, se non sbaglio, sono 14 comuni. Ora non vorrei sbagliarmi. 14 comuni che producono zafferano. Insomma, davvero dobbiamo essere orgogliosi di questo prodotto che, insomma, ripeto, è il più buono del mondo. Non lo dico io, è riconosciuto come tale. Come no. Ci sono tanti altri zafferani provenienti da altri posti, senza disprezzo, però mo ce le vuoi. Noi siamo noi, certo, ma vabbè, ma poi sai, la particolarità dello zafferano dell'Aquila è anche un po' la meticolosità con il quale viene sostanzialmente prodotto, perché ci sono ancora queste signore che lo lavorano a mano, poi i pistilli vengono tostati in questa sorta di setaccio al caminetto, c'è veramente un'attenzione incredibile, maniacale, sono proprio queste donne, che è un lavoro anche molto femminile, no? Quindi davvero, secondo me, anche la qualità e il gusto inconfondibile di questo prodotto risiedono proprio lì, quindi in questa lavorazione, no? Che lo rende davvero speciale. Che bello raccontare il nostro territorio attraverso
le sue eccellenze anche attraverso i presidi Slow Food. Assolutamente, Jennifer. Anche perché ce l'abbiamo, quindi valorizziamo il nostro, così come dal pesce, così come dal... Infatti ancora di più in questo momento, ecco, voglio lanciare un appello, compriamo abruzzese, insomma la nostra regione ci offre tantissimo, i piccoli produttori hanno veramente bisogno di noi e poi ci regalano dei prodotti, ma che lo dico a fare, eccellenti. Ma dal miele, dal peperone, dal... Abbiamo tutto. Infatti. Allora, nel frattempo ti hai fatto questi bei filettini. Abbiamo aspettato la sogliola, abbiamo i nostri filetti di sogliola, abbiamo messo a scaldare un filetto, un filino d'olio. Se andiamo a mettere un po' di sale, aspettiamo che si scalda bene la padella. Quindi padella molto molto calda, sì, giusto? Sì, con calda, dell'olio. Sì, un filino d'olio. Anche questo è un piatto last minute, eh? Noi oggi veramente oggi è sabato, vi vogliamo davvero proporre il piatto del weekend, cioè quello che da preparare proprio all'ultimo momento, quando magari tornate a casa dalla spiaggia, non sapete che fare, comprate una soglioletta e via, in 10 minuti, giusto chef? Okay. Perché comunque è vero. In 10 minuti. Verissimo. Ora, padella è calda, spegniamo la fiamma. Quindi padella calda, fiamma spenta sì, e andiamo. Andiamo a scendere i nostri filetti. I nostri filetti. Che qua la cottura è veramente minimale, non è che... Beh sì, un attimo praticamente. Voilà. Tempo che si scotta. E ci siamo già. Sì, giriamo già perché così diamo in modo anche che... che il pesce, che la sogliola in particolarità che è morbida, che è bianca, infatti, quindi è bella. Quanto è buona la sogliola, chef. E poi sfilettata per te che sei una fannullona. Beh, io per me che sono una comodona, chef, davvero io sono comoda. Quanto mi conosci, eh? Ormai conosci tutti i miei gusti. Però devo dire che grazie a te ho imparato ad apprezzare alcune cose che prima non consideravo. Grazie. Tra le quali c'è appunto il pesce povero, come ad esempio lo sgombro, la triglia, sì, eccetera, infatti. Eccetera. Ecco qua, un goccino di vino bianco appena appena, non andiamo ad invadere troppo con il vino perché dobbiamo dare importanza a che cosa, Jennifer? Allo zafferano. Allo zafferano, brava. Ecco qua, il vino vediamo è evaporato, sì. Non si sente più, abbiamo il liquido ma non si sente più l'evaporazione del okay. Vinoso, diciamo. E questo è il momento e qui abbiamo aggiungere. Lo zafferano che abbiamo sciolto in acqua calda. Andiamo ad aggiungere alla nostra sogliola. Guardate che bel colore, mamma mia. Ecco qua. Mettiamo così. Nel frattempo lo stesso, non mettiamo, come dicevo giorni fa, non mettiamo farine per non dare okay. quel senso di farina. Amido di riso. O di mais sciolto in acqua. Che io mi ci addenso tutte le... Le salsine. Tutte le salsine. Infatti, e a questo punto conto fino a tre. Uno, due, tre, ci siamo. Il piatto è pronto. Che velocità, chef! Proprio il piatto del weekend, quel piatto veramente che non ci porta via tanto tempo, ma che ci restituisce grandi soddisfazioni al palato. E perché no? Questo è anche un piatto super dietetico, secondo me. Leggerissimo, davvero piatto leggero, leggero, leggero. Perfetto anche per chi sta a dieta, chef. Ecco qua, vedi? Bellissimo, bellissimo, quanto mi piace questo piatto, Marco, è davvero uno di quei piatti proprio da conservare. E poi certo, andiamo. Dovrei imparare a sfilettare la sogliola così. Vabbè, ma poi se la fai intera, poi non è la stessa cosa. No, però. Bisogna sfilettarla. Adesso qui sono tutti i bocconi già pronti. Voilà. Guardate così. Che bello. Un pochino di prezzemolo. E ci fermiamo così perché quanto più andiamo a toccare, quanto più andiamo a far vedere ad che mettiamo, andiamo semplicemente a sfasciare il piatto. Tutto qua, semplicemente in un piatto. Chef, i miei complimenti. Io sono contento di aver fatto questa settimana con voi. E anche la prossima sarà insieme a noi, la posso la anticipare prossima, ai nostri spettatori. Anche la prossima. E con piacere, anche la prossima. Rifate i nostri piatti e seguiteci sempre su Rete 8. Grazie chef, grazie buon proseguimento sempre su Rete 8, buon sabato ai nostri amici telespettatori. A domani.